Si ergono in posti inaccessibili, isolati, a picco sul mare. Un tempo abitati dai guardiani, oggi rifugio di gabbiani e cormorani, mantengono un fascino discreto per chiunque abbia desiderio di fuggire dalla quotidianità. Sono le torri, i fari e gli edifici costieri in disuso che l'Agenzia del Demanio vuole recuperare attraverso il bando di gara Valore Paese Fari, giunto alla quarta edizione. Un'iniziativa che mira a finalità turistiche, culturali e sociali, in linea con i principi di sostenibilità legati alla cultura del mare. 9 i gioielli del mare proposti dal Demanio in questo nuovo bando. Edifici che potranno offrire un'opportunità concreta per sviluppare un'impresa e un domani avere un ritorno economico e sociale anche per il territorio circostante. Ed ecco un breve viaggio alla loro scoperta. Forte Castagneto Carducci svetta sul litorale toscano. È una piccola fortificazione sulla spiaggia del borgo toscano che vanta il riconoscimento internazionale di bandiera blu. Un passato d'avamposto militare contro i pirati e un futuro tutto da scrivere. Sempre in Toscana, Villa Celestina Rosignano Marittimo è esempio di architettura razionalista italiana in una delle mete di villeggiatura note fin dagli anni 60. Il faro semaforo nuovo a Camogli, a picco sul mare, è costituito dall'antico semaforo e dall'alloggio del semaforista e conserva il fascino caro agli amanti del mare. Proseguendo in questo tour ideale si arriva nella laguna di Venezia, dove viene messa a gara l'ottagono di Ca' Roman, una piccola isola fortificata appartenente al sistema difensivo dei cinque ottagoni. In Emilia-Romagna viene messa a bando l'ex colonia Onfa a Ravenna, in una zona a forte vocazione turistica e commerciale. Tra le altre c'è anche l'ex polveriera di Bacoli in Campania, un'ex struttura militare del XX secolo vicino al promontorio di Capo Miseno. L'iniziativa si amplia quest'anno con edifici costieri di proprietà di comuni e regioni, che gestiranno i bandi con il supporto dell'Agenzia del Demanio. Tra questi, la Torre Capitolare a Porto Venere, in provincia di La Spezia, e poi ancora Villa Mirabella a Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno. E infine, la regione siciliana mette a bando il Castello della Colombaia a Trapani, un'antica fortezza medievale su un'isoletta all'estremità orientale del porto di Trapani. Nelle tre edizioni precedenti sono state assegnate in concessione 29 strutture a privati che ne stanno curando la riqualificazione. Le gare si chiuderanno il 27 novembre prossimo e tutte le informazioni sul progetto sono disponibili sul sito www.agenziademanio.it. Le offerte sono rivolte a tutti gli operatori che vogliono sviluppare un modello di accoglienza turistica intesa non solo come ricettività ma anche in relazione ad attività formative di natura sociale e culturale e di scoperta del territorio.